in collaborazione con Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati, appuntamento del giovedì con Zona Mista News. Porte girevoli in casa salernitana, soprattutto per quanto riguarda l'infermeria della Salernitana, per uno che viene fuori, un altro che entra in infermeria, e purtroppo ancora una volta ad essere falcidiata è la difesa, che continua a tenere in pensione Alberto Bollini. Recupera Signorelli, in questo caso a centrocampo, ieri aveva recuperato Vitale di una difesa rabberciata tenuta su con le stampelle, e marca visita oggi pomeriggio Valerio Mantovani, il giovane fan prodigio scuola Torino. Non si è allenato a causa di un attacco influenzale che, per fortuna, fra virgolette, che si gioca domenica, c'è una sorta di cauto ottimismo per il recupero del giocatore, altrimenti Bollini si è visto costretto oggi ad arretrare Joseph Minala nella difesa 3, composta da Puccino, un adattato, e Vitale, un adattato, con Minala che sarebbe un adattato, e poi il 3-5-2 canonico che sta andando in scena da parecchio tempo a questa parte, che ha portato 11 risultati utili consecutivi. Parliamo di questo. Parliamo della gara con la Cremonese, un autentico scontro diretto in ottica playoff alla 15ª di andata del campionato cadetto, con Emanuele Berardi. Grazie Emanuele, buonasera. Eugenio, buonasera a tutti. Grazie per aver raccolto il nostro invito. Non ha bisogno di presentazione Emanuele Berardi, bandiera di Juventus, Napoli, Modena, ma soprattutto bandiera della Regina, portiere che ha amato sempre definirsi, spesso ho fatto il secondo, sono stato il secondo del miglior portiere del mondo, riferito a Gigi Buffon. Hai sentito Buffon dopo questa disfatta, Emanuele? No, non l'ho sentito, adesso non è il momento di dare fastidio, magari qui là ci sentiamo come sempre via messaggi. Hai vissuto il calcio a livello nazionale e internazionale, hai vinto anche con l'Under 21 con Tardelli. Proprio una breve digressione sul momento Italia, sei stato anche nei vertici della FIGC, consigliere, oltre che della FIGC, consigliere di giunta del CONI fino a poco tempo fa. Che idea ti sei fatto, e secondo te Buffon, con cui so che sei molto legato per aver giocato nella Juventus, Buffon, insomma, che ha chiuso la carriera forse nella maniera in cui certamente non avrebbe voluto, come l'ha presa? No, il fatto che Buffon abbia finito così dispiace, ma non dispiace a me, penso che dispiace a tutti, perché comunque è un campione che ha fatto la storia del calcio, la storia del ruolo e la storia dell'Italia. Meritava, secondo me, quest'ultimo grande palcoscenico, quest'ultimo grande sogno. Il fatto che l'Italia non sia andata ai mondiali è una cosa molto drammatica, ma per tutto il sistema calcio credo che sia opportuno fare una grande riflessione, e che le persone che hanno portato a questo danno all'Italia si debbano prendere le proprie responsabilità. Intanto è stato dato il ben servito a Ventura, però Tavecchio resta sulla tolda della nave. Ma guarda, con gli errori fatti Ventura è il meno responsabile, perché Ventura è stato messo là, quindi secondo me i responsabili veri e propri sono altri. Chiusa la parentesi, perché insomma, altrimenti ci vorrebbero 7 trasmissioni, forse anche di più, tutta la scaletta di TV Oggi Salerno. Parliamo di Salernitana Cremonese, alla metà settimana di una partita che, guardare la classifica, Emanuele, te lo saresti aspettato alla 15ª, entrambe le squadre lì nelle zone alte della graduatoria di B? No, ma Salernitana rispetto all'anno scorso c'ha anche le riserve, ha migliorato molto la rosa, è una squadra molto completa, purtroppo ha qualche infortunato di troppo, come dicevi prima te, però è una rosa competitiva, di qualità, e con dei giovani importanti, e comunque la fame fa la differenza adesso, perché i livelli secondo me si sono molto equiparati, quindi io credo che la Salernitana possa dare fastidio a tante squadre quest'anno. Con quale obiettivo secondo te? Ma io credo che adesso bisogna continuare su questa falsariga, perché comunque non creare grandi illusioni, ma dare fastidio a tutti, come sta facendo, sta dando delle belle soddisfazioni. Emanuele, guardiamo la classifica: Palermo 25 punti, poi
nell'arco di 12 punti, Palermo in testa a 25, ultimo l'Ascoli a 13, la Salernitana a 21, a 4 punti dalla vetta, in condominio proprio con la Cremonese e anche l'Empoli. Domenica c'è Salernitana-Cremonese. Come si affronta una partita del genere con le solite emergenze? Poi voglio chiedere a te, col ritorno dei nazionali, soprattutto i due portieri, Radunovic e Adamonis, il secondo si è alternato perché gli è stato concesso il permesso a Cesena, torna Radunovic tra i pali, questo fare il commesso viaggiatore, questi impegni delle nazionali possono distrarre in generale un giocatore? Tu sei stato portiere ad altissimo livello, per un portiere è ancora maggiore il rischio di distrazione, di aver sentito il viaggio, il peso? Ma questi calciatori, soprattutto quelli dell'est, sono abituati a giocare in nazionale, ma giocano fin da bambino, hanno fatto tutte le trafile di solito, quindi credo che siano abituati. Il nostro è un lavoro che ci sono anche queste soddisfazioni, andare in nazionale per chi le ha, quindi oggi saranno tornati, si concentreranno, oggi avranno fatto scarico, da domani si penserà alla partita. Ma per la verità sono tornati già da ieri, quindi insomma, ancora meglio. Oggi, quindi insomma, secondo te c'è tutto il tempo per avere la partita? Assolutamente sì. Radunovic, lo conosci, l'hai seguito, che idea ti sei fatto? L'ho visto poco, non lo conosco molto bene. Però è un portiere di cui si sta dicendo un gran bene, di proprietà. No, ma ho visto, sono due ragazzi giovani, sì. Radunovic c'è un fisico, ho visto, immenso, sì. O sbaglio? È un granatiere, 1,90. Sì. No, però sono due ragazzi giovani, quindi hanno il tempo di crescere, giocare a Salerno non è facile. Non è facile perché cosa? Perché si è sempre detto dei giovani che secondo te Salerno non sa aspettare, o perché io sono dell'avviso che i giovani Salerno li aspetta, però devono essere giovani di qualità? Vabbè, quest'anno sono di qualità. Ovviamente, la qualità si intravede sempre, però è una piazza comunque che ha tanti spettatori, tante pressioni, vivono di calcio. Salerno, Reggio Calabria, Bari sono quelle piazze che tutti i calciatori vorrebbero poterci giocare almeno una volta. Tutti, però non tutti poi rendono, perché appunto dipende dal carattere dei giocatori. Io ho visto giocatori che poi altrove hanno fatto benissimo e in piazze come... Ma nelle piazze così calde io ho sempre pensato che iniziare bene è fondamentale. È fondamentale, perché ti mettono subito quel timbro, questo è forte, questo è scarso. È vero, non hai torto, anzi, con l'occasione ti chiedo, gli 11 risultati utili consecutivi sono linfa vitale per la Salernitana, perché prendi maggiore coscienza dei tuoi mezzi in una piazza come questa, che appunto con 11 risultati, con quella vittoria con l'Avellino, con le tante rimonte, con il fatto che questa Salernitana non perde mai, ne ha persa una soltanto, sono tutti elementi positivi. No, ma poi qualcuno è rimonto importante. Sette. Quindi vuol dire che è una squadra affiatata, è un gruppo forte, quindi sono grandi segnali questi. E allora, vediamo il servizio che abbiamo preparato oggi pomeriggio. La Salernitana si è allenata, ha ritrovato appunto Rossi, che aveva avuto l'impegno con la nazionale, ieri non si era allenato ieri Signorelli, si è allenato oggi, però ha marcato visita Valerio Mantovani. Vediamo il servizio. Convivere con le emergenze, con la speranza che quantomeno non aumentino. Intanto ieri Vitale ha ripreso ad allenarsi, mentre Signorelli è ancora alle prese con alcune noie muscolari che lo hanno tenuto ai box per il secondo giorno di fila. Alberto Bollini sa che dovrà ancora una volta fare di necessità virtù, perché anche per la gara di domenica prossima con la Cremonese le scelte, soprattutto in difesa, saranno obbligate. Tui e Schiavi hanno ripreso soltanto a correre e non saranno certo arruolabili per la sfida con l'11 di Tesser. L'ultimo arrivato Popescu non è ancora pronto ed anche stavolta in difesa ci sarà la conta dei superstiti o degli adattati, che dir si voglia. E per fortuna che Gigi Vitale ha ripreso a lavorare con il gruppo. Ancora a parte invece Signorelli, anch'egli alle prese con qualche fastidio muscolare. Il centrocampista venezuelano dovrebbe però essere pronto per domenica. Al Volpe ieri pomeriggio non si è visto neppure Alessandro Rossi, che da oggi si allenerà con i compagni dopo la parentesi con la nazionale under 20 azzurra. Il centravanti scuola Lazio ha fatto il commesso viaggiatore in settimana. Dopo la doppietta al Bari è volato in Germania con la nazionale, per poi mettersi a disposizione di Bollini per la trasferta di Cesena, dopo la quale è tornato nel gruppo azzurro per il match di martedì contro l'Olanda. Tanti minuti e tanti impegni ravvicinati potrebbero lasciare delle scorie e Bollini potrebbe anche decidere di preservarlo, così come aveva inizialmente fatto a Cesena, ricorrendo cioè alla solita staffetta.
diretta. Accanto a Boccalone infatti potrebbe partire titolare Rodriguez anche contro la Cremonese, mentre Rossi sarebbe la carta da giocare in corso d'opera. In mediana fermo Della Rocca per una tendinite, Bollini confida nel pieno recupero di Signorelli per confermare il trio titolare delle ultime gare, che sarà completato da Minala e Ricci. In difesa saranno riproposti Pucino e Vitale ai lati di Mantovani, mentre in porta tornerà Radunovic. Sulle corsie laterali bisognerà per forza di cose cambiare una pedina alla luce della defezione per squalifica di Leonardo Gatto. Sulla corsia di destra c'è un buco da colmare, Bollini pensa a Nunzio Di Roberto, già proposto nei panni di esterno a tutta fascia domenica scorsa per un'ispezione di partita al Manuzzi e dal primo minuto in occasione della gara interna con l'Ascoli. Di Roberto è un mancino naturale che però, spesso in carriera, ha giocato sulla corsia destra dove si trova più a suo agio, specie quando può puntare l'uomo e rientrare sul suo piede preferito. A lui Bollini chiederà anche sacrificio e copertura. L'ex Crotone è in netto vantaggio su Kin, che negli ultimi tempi ha perso smalto ed è scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico. Sulla corsia di sinistra ci sarà la conferma del portoghese Alex come quinto del centrocampo. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, il servizio era di questa mattina, oggi pomeriggio, le ultimissime. Mantovani non si è allenato, causa un virus influenzale, si conta di recuperarlo. Intanto è stato provato Minala al centro della difesa 3, ha recuperato Signorelli, sarà 3-5-2. Oggi Bollini ha dato le casacche a Rodriguez e Boccalon, quindi Rossi, causa anche l'impegno con la nazionale, dovrebbe partire nuovamente dalle retrovie, mentre resta una sorta di lottaggio sulla destra con Di Roberto favorito su Kin. 3-5-2, giusto andare avanti su questa strada, Emanuele? Vabbè, ovviamente, dopo tutti questi buoni risultati, perché cambiare? 3-5-2 contro il 4-3-1-2 di Tesser della Cremonese, però ne parliamo subito dopo i comunicati commerciali, restate con noi. Un quarto d'ora alle ore 21, seconda parte di Zona Mista News in compagnia di Emanuele Berardi, ex campione con le maglie anche dell'Italia del 21. Hai vinto l'Europeo? Vabbè, insomma, di questi tempi, dire nazionale, Emanuele. No, no, è importante, è un cammino che completa una carriera. Una fulgida carriera, Emanuele, facile chiederti... la casacca della Juventus è stato il massimo, anche se hai giocato poco. È una squadra importante, poi all'epoca c'era Buffon, quindi non era facile giocare. Ho giocato in Coppa Italia, qualche partita l'ho fatta in campionato, mi sono fatto trovare anche abbastanza pronto. Quindi... Poi Napoli, Regina, esordio in Serie A, non so se Fabregas l'ha scaricato, esordio in Serie A, se non ricordo male, pronti via, rigore di Shevchenko, lo pari? Sì, al 90esimo, facemmo 2-2. Ah, quindi addirittura, insomma, una parata importante. Sì, facciamo 2-2. Sì. Ce l'abbiamo Fabregas questo rigore? Ma l'avevi studiato, Emanuele? Rivediamolo. Ecco, a San Siro, eh? Sì, a San Siro. La prima volta della storia della Regina a San Siro. La prima volta nella storia della Regina, ma c'era anche Cozza? Sì. Era il 99, sì. Eravamo una neopromossa noi. Lì andasti di intuito, Emanuele, come sì, fu? Vedi partire molto largo, quindi si apre e mando bene. Quindi è stato un bel esordio. Devo dire, insomma, adrenalina a mille subito dopo. Sì, poi finì, dopo poco finì. Quindi in quella squadra c'era Pirlo, Baronio, Cirillo, Callon, sì. Eravamo una squadra di giovani. Che ci salvammo due o tre partite alla fine. Abbastanza agevolmente. Allora, qualche messaggio da casa, al nostro sito internet tvoggisalerno.it, al link Zona Mista News, oltre naturalmente sul nostro profilo Facebook. Davide Ciffariello ci scrive: Eugenio, secondo te la società non ha gestito con troppa leggerezza la rescissione del contratto di Adejo, che ora ci avrebbe dato una mano? Non lo so, nel senso che francamente a me Adejo, ragazzo per bene, in ritiro non mi ha fatto una bella impressione. Si diceva che aveva bisogno, vista la struttura fisica, di tempo per carburare, ma era nei fondamentali che non mi convinceva. Il fatto che abbia rescisso e che ancora oggi mi pare non abbia trovato una collocazione forse vorrà dire qualcosa. Poi Barry Allen, insomma, dà dei messaggi cromatici, Emanuele, a proposito della prossima gara con la Cremonese, ci permette di addentrarci proprio nel match, perché dice: vi segnalo che la Cremonese indossa la stessa maglia del PSG, potete controllare scrivendo su Google quelle immagini Cremonese PSG,
con un po' di fantasia ci sembrerà di vedere in campo Verratti, Di Maria e Neymar. Io mi auguro di no, per ovvi motivi, Emanuele. Speriamo di no. Senti, ti aspettavi invece questa Cremonese lì su? Ma la Cremonese è allenata da un bravo allenatore. Il secondo più vincente in tutta la B. No, è un bravo allenatore, è una persona per bene e che ha sempre dato una filosofia alla squadra. Ha fatto un buon cambiato l'anno scorso in un girone difficile, e una squadra su per giù è quella, è una squadra molto organizzata. Molto bene organizzata, che ha fatto anche degli innesti importanti, vi anticipo, società che ha intenzioni serie e ambizione e che probabilmente nel mercato di gennaio interverrà in maniera ancora più diretta, più marcata, per tentare il doppio salto di categoria, magari attraverso la parentesi della post-season. Vediamo il servizio che abbiamo preparato a proposito di queste due squadre che sono a braccetto in graduatoria, per certi aspetti molto simili, per altri forse diverse. Vediamo. Occhio alla Cremonese è il diktat di Alberto Bollini proprio mentre la settimana di preparazione al match con i grigiorossi di TSR entra nel vivo. Il tecnico non si fida dell'assenza del solo Paulinho in attacco, ha una voglia matta di proseguire sulla strada della continuità e sta provando a catechizzare a dovere i suoi uomini in vista di quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto in ottica playoff. Non solo e non tanto perché le due squadre sono appaiate a quota 21 in graduatoria in piena zona che conta, ma anche perché la Cremonese di Tesser somiglia molto alla Salernitana di Bollini, non tanto sul piano della qualità dei singoli o del modo di schierarsi in campo, Lombardi con il consueto 4-3-1-2 e Granata con l'oramai tradizionale 3-5-2, quanto, dicevamo, per il cammino fatto da Grigiorossi e Granata fino alla 14ª di B. La Cremonese, infatti, era la squadra che aveva inanellato il maggior numero di risultati utili di fila dietro la Salernitana, intendiamoci, fino allo stop a domicilio patito domenica scorsa ad opera del Palermo capolista. I Lombardi si sono fermati sull'otto volante, la Salernitana invece ha proseguito la sua lunga striscia di continuità e domenica prossima punta alla dozzina. Occhio però alla capacità degli avversari di essere letali soprattutto in trasferta. Non a caso la formazione di Tesser è la seconda squadra più corsara di tutto il torneo cadetto, con ben 3 successi ottenuti sui campi di Vercelli, Cittadella e Foggia, che fino ad allora lo Zaccheria era rimasto inespugnato. Soltanto il Parma ha vinto di più lontano da casa, 4 successi esterni. Sponda Granata invece il fattore Arechi non si è fatto ancora sentire del tutto. Fino in fondo, insomma, basti pensare che la truppa di Bollini è quella che ha pareggiato più di tutte in B, sia in senso assoluto, con ben 9 segni X, sia davanti al proprio pubblico, con ben 5 pareggi ottenuti allo stadio Arechi. Ma se Vitale e compagni non riescono a vincere, è difficile, difficilissimo comunque batterli, men che meno nel principe degli stadi. La Salernitana infatti è l'unica squadra insieme al Frosinone ancora imbattuta tra le mura amiche, pochi invece i successi ottenuti davanti alla propria gente, appena 2 quelli Granata contro Spezia ed Empoli. Domenica arriva la Cremonese, non c'è 2 senza 3, verrebbe da dire. E allora domenica arriva la Cremonese, da Cremona abbiamo in collegamento telefonico Ivan Ghigi della provincia di Cremona. Buonasera Ivan. Buonasera a voi. Ivan, ospite nei nostri studi, Emanuele Belardi, che credo ricorderai, ex portiere di Juventus, Napoli, Modena, ma soprattutto Regina, portieri a confronto, da una parte da Radunovic, dall'altra l'estremo difensore grigio-rosso, ma soprattutto le ultimissime dalla formazione di Tesser. Ci sono poche novità rispetto a ieri. Paulinho ha provato a correre, ha fatto qualcosina, ma difficilmente potrà essere protagonista della partita. Si ventila l'ipotesi che possa andare in panchina, ma è prematuro perché il brasiliano ha saltato veramente diversi giorni di lavoro. Lui si era fatto male, aveva accusato qualche dolore muscolare dopo la partita di Perugia, ha già saltato 2 gare, ma in queste ultime 2 settimane non ha potuto lavorare molto sul campo, quindi si parla di portarlo in panchina, quindi di convocazione, ma la sua presenza in campo a oggi secondo me è ancora da escludere. Per il resto la formazione è confermata, come abbiamo detto ieri, sono entrati Piccolo, Mokulu, Castrovilli, giocatori che erano un po' acciaccati, oggi hanno ripreso regolarmente il loro lavoro. Ma saranno Mokulu e Castrovilli il tandem offensivo con Piccolo alle spalle, è probabile? Il tandem offensivo potrebbe essere più che altro Mokulu-Brighenti.
con Piccolo alle loro spalle. Castrovilli sì, alle spalle, giusto? Certo. Sì, sì, come sostituto di Piccolo nell'eventualità che De Ser volesse schierarlo. E invece, insomma, centrocampo e difesa? Allora, la difesa in porta ci sarà ancora Samir Wicani, la difesa i due terzini a destra Amici, a sinistra Renzetti, dovrebbe essere confermata la coppia di centrali Clayton Canini, che ha fatto molto bene col Palermo perché hanno imbavagliato Nestorowski e non gli hanno concesso neanche un tiro in porta. Centrocampo dovrebbe essere quello consolidato con Arini, Pesce e Croce. C'è qualche dubbio su Arini, che si è fatto trovare un po' affaticato, potrebbe scegliere Cavion come sostituto, come mediano destro, oppure addirittura provare a schierare giovane Roman Maciek con la Juventus, ma questa è un'ipotesi che Tessera ha ventilato ma non ha ancora messa in preventivo, anche se il ragazzo con la Juve, pupillo di Nedved, sta facendo molto bene in allenamento, ma finora ha collezionato qualche minuto solo contro il Brescia. Vabbè, Ivan, naturalmente per la probabile formazione, anche se sarà ancora prematuro perché si gioca domenica, la proveremo a dare domani sera nell'ultimo appuntamento di Zona Mista News. Con Berardi, una considerazione in collegamento con il collega Ivan Ghigi, da una parte Wicani, dall'altra Radunovic, due portieri molto molto interessanti. Beh, Wicani è un portiere importante, gioca da anni, ha sempre fatto bene dove è stato, quindi forse ha perso solo quella parentesi di Palermo, dove ebbe l'opportunità di giocare in Serie A, però era una situazione molto delicata, però Iucani è un portiere che in Serie B fa la differenza. Radunovic invece ha bisogno ancora di... No, Radunovic, te l'ho detto prima, non lo conosco benissimo, se ne parla bene, deve crescere, deve fare partite, poi in futuro vediamo. Invece Tesser teme qualcuno in particolare, Ivan? Beh, abbiamo detto... A parte Bocalon, ma sì, credo che quello non sia un problema di Tesser, voglio dire. Esatto, no, ma mancherà, se non sbaglio, Rosina, che è nato a Cremona, giocatore cremonese di Casalmaggiore, provincia di Cremona, se non sbaglio, no. In generale Tesser teme l'impianto salernitana, quindi il blocco salernitana in toto, perché come avete detto giustamente, la Salernitana ha infilato 11 risultati consecutivi e soprattutto in casa, come la Cremonese fino a domenica scorsa, non ha ancora incassato una sconfitta, ma soprattutto al pari della Cremonese è una squadra capace di rimonte incredibili e stupefacenti. Perciò Tesser teme in blocco, al di là di Bocalon, che è vero che è un terminale offensivo molto efficace, è stato a Cremona, lo conosciamo molto bene. Sono contento anche per il ragazzo che l'ho conosciuto, finalmente si sta consacrando in Serie B perché lo meritava, ha fatto tanta gavetta in Serie C e Lega Pro, meritava una chance anche in cadetteria, ma quello che preoccupa più di tutto è appunto una Salernitana che non molla mai. Credo che la Cremonese stia preparando la partita su tutto il fronte, non su un uomo in particolare, anche se vista la prestazione, come dicevo prima, dei due centrali Canini e Clayton di domenica, mi aspetto che sia una domenica dura anche per Bocalon questa volta. Certo, ultimissima Ivan, più che altro un dato, l'ufficio stampa ci fornisce il dato della prevendita alle 20:20 di ieri, anzi no, credo dell'altro ieri, insomma siamo a 28 biglietti staccati per la tifoseria ospite, 1667 a cui va aggiunta la quota abbonati, io credo che si andrà sui 12.000/13.000 alla Rechi, mi confermi saranno i 100 temerari da Cremona? Sì, potremmo arrivare anche a 100. Ufficialmente non è stato organizzato nessun pullman. Di solito quando i tifosi della curva si muovono partono le iscrizioni al pullman, questa settimana non sono state fatte, quindi chi verrà probabilmente con mezzi privati, si stanno organizzando privatamente. Una cinquantina si dovrebbe arrivare, 100 sarebbe già un bel risultato. I precedenti parlano di 50 a Foggia e quasi un centinaio, un'ottantina a Bari, per cui il numero sarà alla fine quello anche per Salerno, credo. Grazie, grazie Ivan Ghigi della provincia, ci sentiamo domani sera per l'ultimo appuntamento di Zona Mista. Grazie a Ivan. Domani. Emanuele, siamo in conclusione, innanzitutto Emanuele Berardi a 360 gradi, scuola calcio, imprenditore, a un certo punto hai detto, forse guardando con lungimiranza al momento azzurro, hai detto hai fatto un passo indietro con la federazione, con il CONI o per impegni tuoi? Ma no, non è un passo indietro, anzi ringrazio per l'opportunità e semplicemente per il fatto che sono diventato padre. Auguri. Grazie. Per una questione di esigenze di famiglia mi sono avvicinato di più a Reggio Calabria, dove ho la compagna e la bambina. Tu vivi a Reggio Calabria? Io faccio la scuola tra Eboli, sì, dove, sì, di dove di Eboli e Reggio Calabria, quindi è un continuo andare avanti e indietro. Pochi chilometri, 400, no. Oramai sei abituato. C'è di peggio, c'è di peggio.
Emanuele, invece, scuola calcio Emanuele Berardi, che sta andando più che bene, perché proprio di recente avete dato un giocatore molto, molto interessante, forse abbiamo anche la foto, al Pescara. Pescara che tra l'altro ti ha visto protagonista e sei stato anche compagno di squadra di Raffaele Schiavi, e questo è un difensore centrale che ha avuto anche la convocazione in nazionale, Carlo Palmentieri, credo, convocato in nazionale Under 15. Sì, questa è una grande soddisfazione, perché è un ragazzo che è praticamente cresciuto con noi da quando aveva 6 anni. È stata una gioia grandissima, cioè, più di essere convocato in nazionale, guarda. Più della tua convocazione in nazionale? Sì, perché penso che per una scuola calcio dare un ragazzo nei professionisti e vederlo con la maglia della nazionale credo che sia il massimo che si possa chiedere. Posso chiederti invece una cosa, è una mia curiosità. Quando questo ragazzo, a cui facciamo un grande in bocca al lupo, aveva 6 anni, tu già ci avevi visto lungo? No, perché io all'epoca stavo poco qua, giocavo... Vabbè, però dico... Però quando, negli ultimi 3-4 anni lo vedevo e avevo visto in lui un difensore importante. Secondo me lui ha tutte le caratteristiche per fare una buona carriera. Ah, addirittura professionisti di alto Serie B, Serie A? È un giocatore importante. Ah. Sia fisicamente che caratterialmente. Salernitana Cremonese, che partita ti aspetti? È una partita molto tattica, secondo me. Partita molto tattica, perché la Cremonese, come dicevo prima, è allenata molto molto bene da una persona che studia le partite. Quindi? Spero che vinca la Salernitana, però è una partita dura. Molto, molto dura. In conclusione, te la senti di fare un pronostico, come sempre? Non c'ho il pendolino. Non hai il pendolino, però c'hai un gruppo addirittura, perché Berardi è a 360 gradi, l'abbiamo detto. Io me ne sono, l'ho scoperto dalla foto di WhatsApp, e anche oltre che calciatore è anche cacciatore. Sì, sì. E hai avuto in questo momento un messaggio da Mario che dice: sempre con te, gruppo Cinghiali Vallo della Lucania. Complimenti. No, fa piacere. Credo che sia un tuo... No, io a caccia vado in Calabria, qua non sono mai andato, però magari... Io leggo, sempre con te, puntini puntini, gruppo Cinghiali, puntini puntini, Vallo della Lucania. No, però io di solito a caccia vado in Calabria, non vado qua. Allora, e non vado neanche a Cinghiali. Poi. E non vai nemmeno a Cinghiali, vabbè, sei di piuma o di pelo? Ma io faccio delle grandi passeggiate. È che è la cosa più bella. Insomma, vivere la natura. Grazie ad Emanuele Berardi. Grazie a te. Grazie, in bocca al lupo per la tua attività, anche oltre che la scuola calcio imprenditoriale. Grazie agli amici che ci hanno seguito da casa, a chi ha interagito con noi. L'appuntamento con Zona Mista News ritorna domani sera puntuale alle 20:30 per l'ultimo della settimana con Zona Mista News. Solito, classico, tradizionale, standard. Ciao. In collaborazione con... Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.